Continuiamo il nostro viaggio su Assassin's Creed Revelezio. Mi piace cambiare i colori di Ezio ogni 3x2, non si nota? E qua hanno da parlarci perché prendiamo la barca per il distretto imperiale. All'attacco, sincronizzazione totale, non dare inizio a scontri nel distretto imperiale del nord, ma easy easy, vero? Vieni a conoscere i miei nuovi amici. Certo che se li presenta così, però ha dato lui inizio a questi scontri, quindi non mi rompere i coglioni. Ti ho preso in controtempo, zio. Un passante innocente non contano nulla per voi. Ti batti come se fossi in ritardo per il tuo matrimonio. Sì, di circa 25 anni. Sono arrivato troppo tardi per salvare il covo del bazar. Ma ora che la mia armata è raddoppiata, lo riprenderemo insieme. Di qua! Quando i Templari si impossessano di un distretto, ostentano la loro presenza appendendo stendardi e taglieggiando i mercanti. Tenerli a bada è una battaglia costante. E ci denigrano a ogni vittoria. Piuttosto arditi. Perché il sultano tollera tutto questo? Il sultano Bayezid è assai lontano, Ezio. Sta combattendo contro suo figlio Selim a molte miglia dalla città. Pensate un po'. È stato via per anni, almeno dall'epoca del terremoto, ma forse anche da prima. È cieco a tutto questo disordine. Ma i tuoi occhi sono aperti, vero? Come due lune piene, credimi. Forse doveva soldarli, non lo so. Spero di non pentirmene. Troppi per un ingaggio diretto. Temo che una bomba fumogena non sarà di grande aiuto. Bombe fumogene? Ezio, è ora che voi italiani entriate nel XVI secolo. Queste non oscurano, distraggono. A posto. Ricordiamo, non diamo vita a scontri. Muoviamoci. Sei pieno di sorprese oggi. Fabbricare esplosivi è una nuova moda. L'abbiamo adottata dai cinesi e la seguiamo con grande passione. Dovrà insegnarmi. Certo, quante nozioni storiche che dà. Un casino. Inizio ad avere dei dubbi. Comunque non è che devi avere dei dubbi sull'essere mentore di Ezio. Ezio ha vissuto in Italia fino a 3 mesi fa. E questa è tutta un'altra cultura. Non esisteva la globalizzazione, quindi è normale che Ezio ne sappia poco. Tocca a te. Rendimi fiero. Ok. R1. Perfetto, questa sarà utile nel futuro. Sbrigati, sono quasi arrivati. Ma come è fallita? Vaffanculo! Aspetta, no, io devo andare da lui. Come è fallita? Vaffanculo! Sapevo. Prima o poi doveva succedere ed è successo. Polvere empirica.
Questo è uno dei nostri tanti covi, preso dai Templari, come puoi vedere. Da qualche parte tra queste canaglie c'è un capitano Templare. Uccidilo. Sali in cima alla torre e accendi il fuoco di segnalazione. Questo avviserà i Templari che è il momento di tagliare la corda. Bene, tu crea un diversivo. Io li manderò a casa. A posto. Grazie, Depty. Mi rode il culo per quella sincronizzazione, ragazzi. Mettono un capitano al comando. Esplora la zona con cura. E potresti notarlo mentre si pavoneggia in giro. Ok, lui praticamente non ci deve vedere. Se no si nasconde e buona. Aspetta un momento. Occasione ghiottissima. Ok, adesso basta arrampicarsi sulla torre. Giusto? Yes. Tremanti, è vero, ma pure. Che però è laggiù. Riusciamo a arrivarci solo coi tetti? Sì, dai. Ho già visto un mantello di quella forza. Quello. Dove l'ho già visto? Presto! Vabbè dai, una cosa super easy. Tranne la sincronizzazione totale perché sono un coglione. E a questo punto buttiamoci. 5 punti su 22. La sincronizzazione totale non è andata. Mi rodo il culo abbastanza per quello, ragazzi. Dovrò rigiocare la missione da solo. Fantastico.